Allora, io devo fare subito questo video perché, guarda, sono incazzato, incazzato come una bestia, come una bestia. Ho appena finito di lavorare, un giorno che sono a lavoro. Dico, adesso vado a casa, dico, che cosa fa l'Inter? Sapevo che stava vincendo, mancavano pochi minuti. Guardo il cellulare 1-1, 1-1 con sta squadra. Io odio il Chievo, una squadra di merda, una squadra di merda, proprio la squadra più merdosa del pianeta. Mi sta sui coglioni. Se ci fosse una squadra che potessi scegliere di mandare in Serie B, guardate, io manderei il Chievo tutti gli anni e ce la farei rimanere per sempre. La squadra che è l'anticalcio, proprio l'anticalcio, l'anticalcio mondiale, non esprime una giocata, non esprime niente, non esprime niente del calcio, pensa solo a difendere, a pareggiare, veramente fa cagare. Noi andiamo a pareggiare col Chievo, io lo odio. E poi chi cazzo ci va a segnare? Chi cazzo ci va a segnare? Pellissier, Pellissier che c'ha 80 anni, c'ha 80 anni Pellissier, porca puttana! Gioca da quando io ero minorenne, mi ricordo ancora, avevo 15 anni e c'era Pellissier nel Chievo. Sto per fare 31 anni, dopodomani, sto per fare 31 anni e ancora, Pellissier gioca, il Chievo in Serie A e Pellissier ci fa gol. Porca puttana, come sono incazzato, guarda, mi viene a gridare, Dio, porca puttana di quella... di quell'Eva, come mi fa incazzare sta cosa? Chievo di merda! Lo odio. E noi siamo dei polli, perché ho visto il gol, Come cazzo fai? Come fai? Che se lo marchi stretto, Pellissier non ti va via neanche, c'ha 80 anni con la carrozzella, cazzo, va in giro! Come cazzo fai a stare così largo in difesa? Chiunque tu sia, porca puttana! Porca puttana, guarda veramente... Porca miseria, guarda, veramente, sono incazzato nero. C'è di buono che abbiamo almeno guadagnato un punto sul Milan, che fa più cagare di noi. La Lazio ha vinto col Cagliari come doveva essere, ci ha recuperato due punti, non si può stare mai tranquilli, potevamo allungare, potevamo essere a più sette. E invece ci toccherà soffrire come in ogni campionato, io ne sono sicuro, noi siamo terzi, ma soffriremo fino alla fine. Rimango comunque soddisfatto io di questo inizio di stagione. Questo è stato uno sfogo, ma lo devo proprio buttare fuori. Rimango soddisfatto dell'inizio di stagione. Forse abbiamo qualche punto in meno dell'anno scorso, ma ci siamo, dai, comunque. Basta, dai, non ci posso pensare. Amici, vi saluto, farò un'analisi a freddo. Perché a caldo la sto facendo adesso. Farò un'analisi a freddo e ci vediamo ai prossimi video, dai. Ciao.